Nadia Toff perde il controllo, finalmente la bella notizia ai fan. La Iena ha comunicato a tutti la bella notizia, particolarmente entusiasta del fatto che per fortuna l'inverno non distrugge tutto. Ancora una volta la Iena Nadia Toff torna a parlare del suo libro Fiorire d'inverno. Un vero e proprio successo, comprato e letto da tantissime persone. Ma il suo non è un post pubblicitario, bensì un post in cui parla della sua rinascita, del suo rifiorire con una metafora che fa riflettere tantissimo, quella dei bucaneve. Nadia Toff, una bella notizia per i fan. Nadia Toff ha sempre il sorriso per i suoi amati fan. E anche grazie a loro se la Iena è sempre pronta a rimboccarsi le maniche nonostante il tumore comunque invade ancora la vita. Non è facile guarire e non sempre ci si riesce, ma lei ha tutte le carte in regola per riuscirci. È una forza della natura e sa bene che può contare sul sostegno della sua famiglia. Solo pochi giorni fa sua nipote ha scritto un bellissimo messaggio per lei dicendole di stimarla molto. E sicuramente non è l'unica. Ogni post di Nadia è commentato da tantissime persone che la sostengono e le vogliono sinceramente bene. Nadia Toff è apparsa amareggiata sui social. La Iena ha espresso il suo pensiero su una precisa categoria di persone. Nonostante la chemioterapia, Nadia in questi giorni è rimasta lo stesso attiva sui social. La giornalista ha continuato a pubblicare foto su Instagram invogliando i fan ad interagire con lei. Poche ore fa, la Iena ha lasciato i suoi follower senza parole, postando una scritta davvero commovente, ringraziando la nipotina. Nadia Toff è il duro sfogo sui social. Nadia Toff ha voluto condividere con i suoi follower un pensiero molto speciale ricevuto dalla sua nipotina. La giovane si è scattata una foto con libro Fiorire d'inverno in mano scritto proprio dalla zia. Nonostante la gioia per il messaggio della nipote, la Iena ha postato sul suo profilo Twitter uno sfogo decisamente forte. Nello specifico, Nadia ha chiesto ai suoi fan cosa pensano delle persone potenti e dei loro atteggiamenti a discapito dei più deboli. Nadia a quanto pare non sopporta coloro che cedono alle lusinghe favorendo i ruffiani. A pensarla come lei sono stati anche i fan che senza esitare hanno condiviso il suo pensiero.